Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputer. Oggi parleremo di HD DVD contro DVD Blu-ray. Come in passato serve a combattere nel mondo degli audiovisivi VHS contro Betamax, nei primi del 2000 serve a combattere una battaglia tecnologica e commerciale tra due tecnologie digitali per la fruizione di contenuti audiovisivi. HD DVD era lo standard tecnologico sostenuto da Toshiba, NEC, Sanyo, Microsoft. Il Blu-ray era ed è la tecnologia che prende il nome dal colore del laser blu utilizzato dalla Sony per memorizzare contenuti Full HD ed Ultra HD. La battaglia per la diffusione dello standard Blu-ray serve a combattere più nella dimensione degli accordi commerciali con le case cinematografiche e i produttori hardware. Il 19 febbraio del 2008 Blu-ray vinse sull'HD DVD. La Toshiba, che era titolare di diritti, chiuse il progetto HD DVD. Facciamo un passo indietro. Il Blu-ray offriva tre differenti capacità di archiviazioni: 23.3 GB, 25 GB, 27 GB e poi 50 GB con il doppio strato, usando ovviamente gli stessi supporti, grazie alla possibilità di variare le lunghezze dei pit, ossia una maggiore densità, perché il laser blu è più sottile del laser rosso HD DVD. Maggiore è lo spessore dello strato protettivo dei dischi HD DVD e minore è la capacità di memorizzazione, perché meno materiale il laser deve penetrare, maggiore sarà l'apertura numerica e minore sarà la distanza tra le due tracce e quindi la lunghezza dei pit. De facto un disco Blu-ray ha una densità più elevata di un HD DVD. Il disco HD DVD della Toshiba infatti aveva una capacità che mutava rispetto a quanti strati usava: 15 GB uno strato, 30 GB due strati, 45 GB tre strati. Entrambi gli standard sono del 2003 ed usavano MPEG-2.4, MPEG-4 e H.264. La battaglia fu vinta da Sony sopra Toshiba quando la Warner Bros., che in origine sosteneva HD DVD di Toshiba, annunciò nel giugno del 2008 che la Warner Bros. Avrebbe sospeso la produzione di HD DVD in favore del Sony Blu-ray. A catena anche Walmart ebbe a abbandonare lo standard HD DVD, quindi la Toshiba si trovò messa alle corde. Per questa puntata è tutto, un saluto, alla prossima, ciao!